Come nasce l'alchimia tra due fratelli? Perché quello che è impressionante in questo film è la vostra idea di complicità, cioè quando uno vi vede immagina immediatamente che siate fratelli e non solo perché ce l'ha raccontato una voce fuori campo. Come nasce questo rapporto sul set? Incontro-scontro, perché poi all'inizio del film sono due fratelli che non, diciamo, non sono molto ben amalgamati. E la cosa bella poi del film è che è un rapporto che attraverso questa storia cresce, matura e forse li ritroviamo più fratelli che mai alla fine del film. Tecnicamente, se parli di lavorazione, insomma, pratica. Noi fino quasi all'inizio delle riprese forse non ci siamo neanche incontrati, quindi ci siamo trovati a lavorare insieme e questo è un grande privilegio che almeno a me è successo, è di trovarmi incredibilmente a mio agio con Alessandro da subito. Chiaramente reciproco, abbiamo lavorato su una sceneggiatura molto ben scritta, siamo qui perché abbiamo letto tutti una sceneggiatura che ci ha profondamente convinto a partire da Luca Lucini. Con Luca si lavora bene perché c'è un modo di intendere il lavoro che è molto simile, pur provenendo da strade e percorsi molto diversi, che è quello di essere interessati al lavoro dell'altro. Io lavoro molto sull'ascolto degli altri che mi circondano e cerco di intonarmi a quello che mi. Se ho una dote come attore è quella di riuscire a entrare in un gruppo di lavoro e Luca Lucini è stato bravo in questo, ci ha fatto sentire un gruppo di lavoro dal primo giorno, a partire dagli attori più grandi di noi come Giorgio Colangeli, Stefania Sandrelli e arrivare a noi tre, io, lui e la Lodovini, che peraltro era la prima volta che lavoravamo insieme, quindi è stata una chimia molto riuscita in questo senso, quindi merito di Lucini sicuramente. Alessandro Gassman, Luca Argentero, Stefania Sandrelli, Valentina Lodovini. Queste sono le sue mutande. Qui viene soltanto il lunedì dalle 2 alle 3. Solo il venerdì dalle 3 alle 4. Da quando c'è Ludovico va un po' meglio. E chi è Ludovico? Ludovico? È un nome che va di moda. Basta! È una storia finita! Perché a volte nella vita. Oddio, che ho detto? Ma è anche forse un'educazione sentimentale, perché in qualche maniera alla fine o del film ognuno assomiglia un po' di più all'altro. Questo è molto interessante, anche cinematograficamente molto interessante. Come avete raggiunto questo risultato? Col freno tirato. In Italia si tende sempre, quando si tratta, spesso, quando si tratta, non sempre per fortuna, ma spesso quando si tratta di commedia, si dice che la commedia deve andare un po' oltre la realtà. In realtà io sono convinto che la commedia sia la forma di cinema che si, soprattutto la commedia di situazione raffinata come questa, che si avvicina di più alla realtà, quindi facendo forse anche meno di quello che sarebbe successo poi nella vita di tutti i giorni, cioè rendendo questi personaggi il più possibile veri. Ecco. Io credo che sia proprio una caratteristica peculiare di Luca Lucini, la sua vera abilità come autore è proprio lavorare sui mezzi toni, sulle sfumature, sulla delicatezza, sull'eleganza, il che poi la rende insomma, tutto quello che fa così raffinato. Al di là del gioco di gelosia e di passione che vediamo raccontato e rappresentato, però questo film anche dà un po' l'idea come del valzer, di chercher la femme, cioè a un certo punto tap tap ti faccio un salutino sulla spalla e cambiamo. Anche da questo punto di vista è molto interessante, è una commedia molto moderna, in genere ci siamo immaginati sceneggiate, sparatorie, invece? Ma credo che l'abilità del soggetto della Comencini sia quello di descrivere con grande realismo i rapporti interpersonali. Credo che sia un film in questo senso importante, nel senso proprio dal punto di vista dell'autore. Mi può ricordare la grande capacità che aveva Ettore Scola nel ricostruire situazioni di famiglia. Quando ho letto la sceneggiatura la prima volta, più che il mio personaggio, la cosa che mi ha colpito era la capacità nella scrittura di ricostruire dei rapporti che non avessero nulla di eccezionale e fossero eccezionali proprio in questo senso. Cioè, mi ha stupito proprio per la sua. Ma che strano, sembra un pezzo di vita. Stamattina in conferenza stampa ci hanno chiesto se poi il fatto che la famiglia fosse una famiglia borghese, e quindi l'estrazione sociale dei personaggi nel nostro film fosse in qualche modo volontà di descrivere, invece gli dà proprio questo senso di normalità. Non si cerca la situazione borghese per dargli un'accezione
particolare, più colta, più raffinato, più... diventa proprio invece poi specchio, tutto diventa molto reale, non so perché, questa è insomma abilità è stata abilità del regista, non c'è bisogno di cercare la quotidianità più proletaria, per le stesse dinamiche succedono ovunque, quindi succedono anche in una famiglia borghese, l'ho trovato un contesto interessante. Ma figurati. La giacca? Tengo questo, la borsa. E capotto. Vieni. Giorgio, questa è Sara. Sara, questo è mio fratello, Giorgio.